garantire a tutti i detenuti di Regina Coeli l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura sulla base degli obiettivi generali di salute, dei progetti specifici e dei livelli essenziali di assistenza garantiti dalla Regione. Sono questi gli obiettivi della Carta dei Servizi Sanitari per i detenuti del carcere di Via della Lungara, approvata dall'ASL Roma A. La Carta dei Servizi Sanitari per i cittadini reclusi negli istituti di pena è il primo frutto concreto del tavolo tecnico congiunto tra ASL, carcere di Regina Coeli e garante dei detenuti istituito nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2008 che regolamenta il passaggio della competenza della medicina penitenziaria dal Ministero di Giustizia alle ASL per realizzare una cabina di regia chiamata a monitorare la ricaduta della riforma sulla vita dei detenuti e sull'efficacia dell'organizzazione della ASL. All'interno della carta di servizi sono riepilogate nel dettaglio tutte le prestazioni mediche cui ha diritto il cittadino privato dalla libertà personale recluso nella casa circondariale di Regina Coeli, oltre alle modalità e alla tempistica per la loro fruizione. Per Mauro Mariani, direttore di Regina Coeli, la carta di servizi è un approdo verso una ulteriore certezza per i ristretti. Maggiore trasparenza nell'assicurare i diritti delle persone che devono essere informate del loro stato di salute e devono in qualche modo aiutare essi stessi l'opera dei sanitari nel loro interesse. Questo credo che sia lo scopo principale. È importante che nell'ambito della città di Roma e questa sia la prima carta dei servizi sottoscritta e penso, spero, al più presto venga sottoscritta anche dall'altra ASL, RMB. E quindi questo è, credo che sia l'inizio di un buon punto di partenza per assicurare veramente il diritto della salute del cittadino detenuto. Il direttore generale dell'ASL Roma A, Camillo Riccioni, ha sottolineato che la carta va letta come un punto di partenza, un contenuto plasmabile che cresce e si arricchisce di nuova progettualità. Un sistema autocontrollante che ci permette oltretutto di mettere in campo questi 5 anni di esperienza maturati da quando il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2008 volle trasferire l'assistenza sanitaria carceraria dal Ministero alle ASL. Chiaramente noi metteremo in campo tutta una serie di progetti innovativi già adottati nel territorio perché riteniamo che nella fattispecie la popolazione carceraria debba assolutamente avere gli stessi livelli quali quantitativi di offerta sanitaria, sia nel senso della prevenzione che della diagnosi e cura delle patologie.